Buongiorno amici, benvenuti in questo nostro nuovo video. Oggi vi mostrerò una cabina a balcone esperienza Aurea a bordo di MSC Fantasia. Andiamo. Eccoci qui in cabina, questo è il letto, comodo. Poi tutti i giorni troverete il daily program. Ah, ok. Che cos'è il daily program? Allora, dove sono scritte tutte le attività che vengono svolte qui sulla nave. Ah, E poi le ok. aperture dei bar, ristoranti. Okay. Quanti metri quadrati è questa Allora, cabina? questa cabina è circa 18 metri quadri, poi dopo vi mostrerò anche il balcone, Ah, c'è anche il abbiamo anche il balcone. balcone. Benissimo. Questi sono i teli piscina, basta lasciarli a terra in bagno oppure stesso continuarli in piscina per avere quelli là puliti. Ok. E qui abbiamo un bellissimo divano, anche lui comodo, da cui potete guardare la TV, non preoccupatevi, si prendono anche alcuni canali italiani. Poi Ok. abbiamo un prosecchino con cioccolato fondente, ci è stato omaggiato perché noi abbiamo scelto esperienza Aurea, Ok. e in più ci è stato anche regalato un diffusore per ambiente. Poi ci sta il service room, disponibile 24 ore su 24, con esperienza Aurea è gratuito, con esperienza fantastica invece si paga alla consegna. Poi potete svolgere la colazione in camera compilando questo e Ma anche fuori al appendendo. balcone? Sì, certo, Ah, una ok. vista Quindi o fuori al spettacolare. balcone o qui Sì. E accomodati sul divano, sul dovete tavolino. appendere entro le 2 di notte. Poi, se non Ok. volete essere disturbati, siccome Ok. questa è una nave comunque un po' più vecchiotta, non c'è il tascare di non. Come su Grandiosa, Sì, giusto. che è una Dovete nave smart. appendere questo all'esterno della porta. Ok, non disturbare. Poi qui abbiamo il frigo bar. Ovviamente a pagamento, questa è la lista con i prezzi, Ah, però chi ok, è esperienza Aurea o coloro che sono Gold o Diamond hanno il 10% di prezzi. sconto. Ah, ok. Adesso vi mostro Il il balcone. balcone di circa 5 metri quadri. Adesso siamo attraccati a Genova, quindi questo è il porto di Genova. Ok. Ah, dimenticavo una cosa importante, in tanti chiedete sempre, ma si può portare l'asciugacapelli a bordo? Ragazzi, non c'è bisogno perché l'asciugacapelli è qui ed è anche bello potente. Ah, poi vi lamentate sempre che l'armadio è piccolo, ma tanto piccolo non è, guardate. Fammi vedere. 7 giorni dobbiamo essere a bordo. Ah. E poi per coloro che hanno oggetti preziosi, MSC mette anche a disposizione una Ah, cassaforte. Pochi cassaforte. sono stati accappatoi e Accappatoi. ciabattine, siccome siamo Aurea, e possiamo anche andare in spa gratuitamente, ma ovviamente Ah, prenotando. ok, quindi con Poi qua appuntamento. abbiamo il telefono dove possiamo chiamare reception o per il servizio in camera. Ok. Abbiamo anche 2 comodini con cassetti. Cassetti, Queste ok. sono le luci. La cabina verrà pulita 2 volte al giorno, Ah, quindi ecco. non lamentatevi perché su Costa Crociere viene pulita una volta al giorno. Ah, E questo è il bagno. Sì, lo so, la tendina è un po' triste, però come già ho detto prima, MSC Fantasia è una nave un po' più vecchiotta. Qui ci sono i teli, lo scendidoccia, shampoo, bagno schiuma, il cestino, la riserva di carta igienica, non si può mai sapere. E che dirvi? Poi se avete altre domande, se ho dimenticato qualcosa, potete scriverlo qui nei commenti, vi risponderemo con tanto piacere. E ora vi lascio e se vi fa piacere vedere anche il video completo della nave, lo trovate su YouTube. Ciao!